Direi che sono delle frecce blu per andare dove? Oh, no, vediamo. Salve. Ho deciso che il recupero dell'energia probabilmente è quella parte di barra in rosso un po' più chiaro, quindi non è mai del 100%. Solo quando scendiamo sotto quel valore lì, entra in gioco il recupero. Quindi quando ci ha messo lui a costruire questa cosiddetta sabbiera? Cioè questi sono quelli che sono stati in paradiso e hanno riportato la loro sapienza. 6 ore, incredibile, vero? Ancora non possiamo entrare, tesoro. Devi prendere 2 McGuffin dal cristallo blu e dal cristallo viola. Poi torna da me. Ah, detto niente. Questi credono di essere in un mondo reale. Cosa sarebbe questo? Oh, qua c'è il viola e là c'è il blu. Spero proprio che questo cancello possa tenere confinato Rattle Hug. E chi è? Dunque. Sarebbe un formaggio. No, pepite d'oro probabilmente. Da qua forse. Però là effettivamente dove c'era la regina, c'era questo forse. Vediamo. O non funziona. Ecco che spara anche lui. Allora proviamo. Boh, non sembra che non. Ok. Bisogna farlo riabbassare. Esatto. Cos'è una batteria? Una batteria, e cosa? Può servire la batteria? Beh, qua c'è un altro in effetti, un altro coso, e vedo che c'è. Ah, forse bisogna azionarlo qua. Vediamo. Cos'è? Questo. Quale sarà l'interruttore di questo? Ah, beh, proviamo a salire un attimo.
cappelli di Grey School. Capelli. Hai rubato i capelli di Grayskull, mentre ti giri noti che è proprio ridicolo senza capelli. Gli oggetti di eroi caduti sono collezionati a casa. Ah, ok. Questo qua è E-Man, per chi lo conosce. Un vecchio cartone animato degli anni 80 praticamente. Ah, qui potremmo farcela. E a cosa serve? È servito salire qua. Ok, a livelli di un mistero misterioso. No, quello lì è quello della batteria, ecco cos'è. Non è chiarissimo, ma adesso. Ok, adesso. Oh, proviamo a risalire a vedere se è cambiato qualcosa, ma. No, ecco cos'è che è cambiato, si è acceso qua. Ah, ok. Come facciamo ad attivarla? Ah, vabbè, basta portare il cubo. Ok, ma basta mettere il cubo sopra la. E poi scendiamo. Mettiamo il cubo e dovrebbe bastare così, semplicemente avvicinandosi, vediamo. Perfetto, perfetto, perfetto. Di quella texture tipo Minecraft, che per ora non so cos'è. Ok, bastava spingerlo via. Dove scappi? Dove scappi? Vai a avvisare. Dove è andato? Quello era uno dei blu. È andato a fare la spia. Accenderò questo coso se distruggi tutte le tombe di legno di questa zona. Questo coso intendo probabilmente questo respingitore. Perché abbiamo distrutto tutte le cose di legno? Vediamo. Non credo che siano queste. Qui vuole 23 che cosa? No, credo che. Poi non è legno, queste pietre in teoria. Allora. Quest'altro qui invece. Ehi, ciao! Ho creato un'altra ricetta. Acqua più un seme rosso. Mettili dentro la mia macchina nella caverna. E i semi sono dentro i negozi. Ehi! Dopo questa porta troverai il cristallo blu. Dovresti andarci. Questa porta però vedo che non si apre tanto facilmente perché c'è un lucchetto enorme. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.
venendo su a trovarci. Questo cosa sarebbe? Un'onda sonora? Bisogna spingere via, immagino. Adesso qua non si muove più perché c'è arrivata. Esatto. Bisogna rifarlo ritornare dietro. Adesso si può. Ok, vai. Ah, che comodo, c'è anche tanto di scalette. Eccolo qua la chiave. Mi sa che non si apre. No. Allora, questo apre questo. Adesso siamo chiusi dentro. Ce la faremo mai? Questo no? No, ma se... No, non si può. Perché ovviamente... Tra l'altro abbiamo ancora la conchiglia di là. Il cubo di forza e la pistola sono le uniche due cose che ti servono per risolvere il puzzle. Aspetti, c'ha ragione. Grazie, grazie uomo col cappello. Qua mi sa che c'era qualcosa. Dove se n'è andato? Ah, non puoi passare, eh? Sei simpatico, quello qua. Era lui che è scappato. Ok, quello ci riporta su, in realtà non... È un respingitore. A parte che non credo che questo sia in grado di fermare il... Questo abbiamo visto far rimbalzare volendo questo. Non si può sfruttare per qualcosa? Cos'è che c'è di sopra?
immagino per la spinta giù, no? Non vedo perché non dovrebbe farcela. Prendiamo. Ok, abbiamo aperto la porta. Ok, aiutami a entrare nella cappella e aprirò quella grande porta per te. Qua vuoi entrare? Non sembri molto divino. Ah. Ok, praticamente non fanno entrare perché non ha l'aureola in testa. Capito, quindi forse bisogna procurargli l'aureola. Però dove sarebbe? Ci provo a entrare, ma questi. Dunque, nel villaggio blu pensano che Mister Messia fosse blu. In realtà lo sanno tutti che è rosso. Oh, che si condividono. Via Mister Messia, figlio di lui. Creatore del. Gli astronauti si vedono facilmente perché le coloro di bianco. Bravo. Adesso cosa fa? Ah, colore di bianco, ok. Quindi dobbiamo portare qualcosa, forse che. Ah, qui c'è. Possibilità del danno critico dell'arma 5%. Pure questo, eh? Hai già un oggetto arrugginito? Ah, eccolo qua. L'abbiamo portata? No, è rimasta lì. Bianco non andrà bene, immagino. Vediamo. Bello che non è solo gialla, ma è anche illuminata, quindi non. Boh, vediamo se troviamo. Vabbè, questo compriamolo. Aumenta la possibilità di danno critico a tua arma. Vabbè, proviamo a sentire parlare con la gente. Dunque, se pensi che un bambino gigante controlli tutto, perché non possiamo vederlo? Io so che lui esiste, perché se non esistesse non saremmo qui. Mettiamo semplicemente i fiori dentro il tubo per prendere il bianco. Ci puoi infilare praticamente di tutto. No, Margherita, c'è un giallo, ma dov'è che lo dobbiamo infilare? Oh.
in teoria questo è già il bianco. Però lui dice di... Ok, qui forse segnala che è ancora bianco. Proviamo a metterci il rosso. Ok, almeno il rosso ce l'abbiamo. Immagino che se mettiamo questo diventi di nuovo bianco. Esatto. Allora, che colore abbiamo? Il rosso. Quindi qua. Adesso lui si arrabbia perché c'è rosso. Sono più in colore bianco. Allora c'è un fiore rosso qua. Ok, oppure qua che cos'è che c'è? C'è anche un cubo. Può servire a qualcuno un cubo rosso? C'è qualcuno che serve a qualcosa di rosso? Forse... Una buona motivazione per questo. Allora, prendiamo la faccenda interrossa e poi la rimettiamo sopra. Così questi credono che... Mi sembrava una cosa geniale. Magari lo teniamo su noi. La tua sacralità ha un colore sbagliato, ecco, però si fa così allora. E lo sosteniamo. Allora. Oh, di giallo c'è qualcosa qua. L'abbiamo visto qua adesso. Però si può prendere. Carina come cosa, no? Ok, il giallo ce l'abbiamo. Va bene, non è luminoso, ma il colore c'è sicuramente. Divina, entra dai. Ehi. Cos'è uno chef? No, è Einstein, cos'è? Non puoi sparare ai nemici se non spingi nella torre di scudi. Scusa. Ci sono un po' di tessere in casa, come facciamo ad entrarci? Galafos. Quando hanno uno scudo attivo, sparargli non gli causerà danno. La spada può fare del danno, però. Anche qua ci sono i barili.
Forse ne rimaneva uno, non mi ricordo più, è un po' che è passato un po' di tempo. Raffreddamento dell'arma dimezzato. Monete massime aumentate, direi di sì, al volo. Non so quale arma, ma prendiamo lo stesso. Ah, hanno gli scudi in effetti. Tutti hanno gli scudi. Là però c'era ancora quello del, ma non c'è un log. Ok, per il cristallo blu si va di lì. Questo cos'è, un satellite? Ok. Spara, non gli importa dello scudo. Di là parlava di bombe di legno da. Sembra che rimangano indietro alcune cose, in effetti. Ok, fatto. Che fa? Ma questo è teletrasporto lui, eh. Cavolo, questo puzzle è difficile. Aria segreta, abbiamo trovato un barile. Chiamano un negoziante. Mi sa che mi devo segnare le cose. Sì, immortale, eh? No. Allora. Mi sa che devo tenere traccia del. Conchiglie. E poi abbiamo croci di legno, ho detto, no? Almeno queste cose. Dunque, dobbiamo andare là sopra. Là sopra? Come si fa?